Buonasera amici pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, dobbiamo continuare la nostra avventura e cercare un pochettino di capire come fare a risolvere la situazione, come fare ad andare avanti, come fare a vedere un pochettino qua, perché ragazzi la foresta proibita è in pericolo e noi a quanto pare dobbiamo risolvere la situazione come sempre. Forza Charlie, cerchiamo di capire cosa impedisce ai centauri di raggiungere la loro fonte d'acqua. Altrimenti non guadagnerò la fiducia ai Torvus e potrei ritrovarmi bandito dalla foresta. Ma tanto non ci possiamo andare. Ok, siamo qui, c'è una ragnatela, quindi un'arachnide. Beh, qui non ci sono acromantule. Questo lo dici tu. Vero, ma guarda là. Una ragnatela. C'è una fottutissima ragnatela. Quindi c'è stata una acromantula qui. Sembra che l'acromantula fosse qui, ma che se ne sia andata da diverso tempo. Quindi che cos'è che impedisce ai centauri di raggiungere la loro fonte d'acqua se l'acromantula non è il problema? Ottima domanda. Immagino che Torvus si riferisse a questo quando ci ha detto di aspettarci l'inaspettato. Un troll! Wingardium Leviosa! Beh, che è colpa nostra? C'è un troll? Ora? Un troll? Di sicuro non me l'aspettavo. E sembra infuriato. Ci credo che i centauri non siano riusciti a recuperare l'acqua dal lago. Questo troll è violento. Vabbè, hanno le frecce, gliele sparano in testa, hanno ammazzato il troll, bevono. Sfodera la bacchetta. Dovremmo sconfiggerlo se vogliamo cacciarlo via di qui. Stavo pensando a quello che ci ha detto Torvus. Le nostre azioni possono causare effetti inaspettati e imprevedibili. E io ho causato già troppi problemi e disastri. Quindi lo lasciamo lì? Dobbiamo trovare un modo meno violento per allontanarlo dal lago. Come? Credo che correremo grandi rischi, ma potremmo provare a comunicare con lui? Ottima idea, Charlie. Vediamo cosa ha da dirci questo troll. Si può parlare con un troll? Scusi? 3 orette di energia. Perfetto. Salve, signor troll. Sembra triste, o forse affamato. Riesci a capirmi? Mi sentirei molto più sicuro se fosse un drago. Charlie. Che cos'hai in mano? Una mazza? Forse nell'altra mano. Non avvicinarti troppo, Rocky. Tieni d'occhio quella tela, Charlie. È solo una tela. Sembra triste o forse affamato, abbiamo già letto. Sì. Con un drago, d'accordo. No, vorrei leggere questo. Come mai sei qui al lago, amico troll? Amico troll, non vogliamo farti del male e che tu lo faccia a noi, soprattutto. Riesci a capirmi? Mi sa che abbiamo letto tutto quanto. Vorrei vedere la ragnatela qua. Tieni d'occhio quella tela, Charlie. Ok, abbiamo letto tutto quanto, quindi mi sbrigo a raggiungere 5 stelline nel mentre vi invito a lasciare un bel mi piace al video e ricordo che ilpixelmat.it/taccuini per avere gemme, monete, taccuini, tutto infinito. Molto molto bene, eccoci qui con l'ultima stellina che ci mancava. Molto molto bene. Mamma, siamo pronti ad andare avanti. Raccogliamo tutto quanto ed eccoci qua. Forse sta provando a dirci qualcosa, Charlie. Qualcosa che ha a che fare con quel che tiene in mano, che non riesco a capire cosa sia, troppo scuro. Una pianta, una farfalla morta, non capisco. Ma di cosa si tratta? Sembra una pianta di bubo tubero. Non sono verdi quelle? E come mai un troll dovrebbe interessarsi ai bubo tuberi? Beh, a me sembra piuttosto famato. Dici che li mangia? Ma certo, il troll sta cercando cibo. Ma c'è un campo di bubo tuberi nella foresta, perché li cerca qui? Forse è successo qualcosa al campo. Pensi che abbia a che fare con la sala maledetta? Per forza, abbiamo fatto solo quello. Deve avere a che fare con la sala maledetta. Fatemi sapere che succede in altro caso. Torvus ha detto che nella foresta tutto è collegato. Quindi il campo di bubo tuberi e la sala sono legati in qualche modo. Hai ragione. Speriamo di trovare ciò che li collega. Dovremmo andare al campo di bubo tuberi e capire cosa sta succedendo. Se troveremo più cibo per troll, potremmo spingerlo ad andarsene dal lago. E così i centauri potranno tornare qui. No, perché a quel punto tornerebbe anche la cromantula. Esatto, questo è il primo passo per dimostrare a Torvus che può fidarsi di me. E il troll ci ha lasciato andare tranquillamente senza problemi e quindi andiamo nel boschetto della foresta con Torvus. Bene, ma non benissimo. Salve. Salve Torvus. Eccoti Torvus, che piacere rivederti.
Usare parole gentili non ti farà il perdono, Rocky. Valeva la pena tentare. Ora, dimmi che hai gestito il problema del troll al lago della foresta. Sapevi che c'era un troll? Perché non ce l'hai detto, maledetto? Certamente, ma come ti ho detto, devi imparare a affrontare l'inaspettato. Beh, abbiamo scoperto perché il troll ha un atteggiamento violento nei confronti dei centauri. Ah, sì? Ha fame e deve mangiare più bubo tuberi. Capisco, è una scoperta interessante, che voi non siete stati in grado, eh? Grazie, Torvus. Ma sembra che la situazione si faccia sempre più complicata. Il campo di bubo tuberi è completamente vuoto. Esatto, questa deve essere l'ennesima conseguenza causata dal nostro ecosistema instabile. Un troll affamato e pericoloso, perciò dovremmo procurargli del cibo prima che causi altri problemi alla foresta. Proviamo a cercare altri bubo tuberi nella zona? Potremmo offrire quelli che troviamo al troll per farlo allontanare dalla fonte d'acqua dei centauri. E forse troveremo qualche indizio sulla causa della carestia di bubo tuberi o su che fine abbiano fatto. E quindi cerchiamo dei bubo tuberi in un posto dove palesemente c'è solo della nebbia? Bene, ma non benissimo. Che fai attenzione, potrebbero esserci altre creature. Cos'è questa sostanza appiccicosa che c'è nel campo? Sapessi. Anche io mi arrabbierei se non potessi mangiare. Non trovo alcun bubo tubero intatto. C'è ancora odore di bubo tuberi. C'è qualcosa che non quadra qui. Qui sembra che ci siano resti di qualcosa. Il troll aveva in mano un bubo tubero che sembrava una lumaca. Una lumaca? Sembrava una fare marcio. Queste sono impronte umane? Cos'è questa? Questa abbiamo già letto? Sì. Sai, secondo me questa parte della foresta è più bella senza bubo tuberi. Ah sì? Potrebbero esserci altre creature. Vorrei rileggere Torvus se riesco. Vediamo se ci riusciamo. Sì. C'è ancora odore di bubo tuberi. Ok, abbiamo letto tutto quanto ed eccoci qua con tutte e cinque le stelline. Molto molto bene. Ma ragazzi, siamo pronti ad andare avanti. Sbrighiamoci assolutamente e vediamo. Il terreno è ricoperto da una sostanza verde appiccicosa e ci sono pezzi di piante schiacciate dappertutto. E impronte umane, ben marcate. Non sono le mie, ragazze? È evidente, i bubo tuberi sono stati calpestati. Calpestati? Da chi? Dai centauri? Come osi, Rocky? Oh oh. I centauri vivono in pace e armonia nella foresta da tempo immemore. Diversamente da voi umani, noi trattiamo l'ambiente con profondo amore e rispetto. Beh, chiediamo scusa ragazzi. Scusami Torvus, non volevo. Poi se ci sono delle impronte umane, quelli sono zoccoli. Ma sei pur sempre responsabile di queste conseguenze, benché tu non abbia mai voluto che accadessero. Apprezzo le tue scuse, ma ti consiglio di sfruttare questa occasione come una nuova esperienza per crescere. Beh, se non sono stati centauri, allora chi è stato Torvus? C'è solo una spiegazione. Sono stati dei sonnambuli attirati nella foresta dalla sala maledetta. Me lo sentivo che questa situazione aveva a che fare con la sala. Sì, proprio come avevo predetto, la sala è la causa di questi annosi sconvolgimenti. Quindi i sonnambuli hanno calpestato i bubo tuberi e così il troll della foresta è dovuto andare al lago. Ok, ragazzi, questa è la sala, quella del sonnambulismo del quarto anno, perché mi sa che questa quest è del quarto anno. E tutto questo ha impedito ai centauri di abbeverarsi nella loro fonte abituale? Basta un piccolo sconvolgimento per creare conseguenze gravi. Precisamente, Rocky, stai iniziando a comprendere la natura volubile e complessa delle nostre azioni. Hai superato la parte più semplice, la comprensione. Ora dovrai impegnarti per rimediare i danni che sono stati causati. Cavolo, sembra una bella sfida, vero Rocky? Sì, sembra una sfida interessante. Sceglierò questa, fatemi sapere. Rimediare i danni sembra proprio una sfida interessante. Non sappiamo nemmeno da che parte iniziare. Dovrei approcciare il problema con ciò che sai e poi scoprire il resto. Se riuscissi a risolvere questo sconvolgimento, allora forse riacquisterei la tua fiducia, Torvus. Vedremo, Rocky. Ora preoccupati del compito che ti aspetta. Perché non iniziamo dai bubo tuberi? Se ne piantassero di nuovi, allora forse il troll tornerebbe al campo e lascerebbe il lago. Ma dovrete sbrigarvi, o i problemi che affliggono la foresta si moltiplicheranno. Capisco, Torvus, ti dimostrerò che posso riportare l'equilibrio nella foresta. Però
Come te la cavi con i bubotuberi, Charlie? Non sono un granché, a essere sincero. Allora ci servirà una mano. Andiamo dalla professoressa Sprout. Ok, abbiamo finito la prima parte, siamo pronti con la seconda parte. Tocca a te nutrire il troll che si trova al lago della foresta. Ciò significa che devi trovare un modo per far ricrescere i suoi amati bubotuberi. E quindi andiamo da una professoressa per dire: Salve, sono stato nella foresta e vorrei. Cioè, non ci possiamo andare nella foresta, ragazzi. Molto, molto male. Ma ragazzi, prendiamoci queste e andiamo subitissimo avanti. Andiamo a sprecare 64 gemmozze, tanto ce ne ho veramente un sacco. Grazie al pixelmatto.it/taccuini. E andiamo avanti in questa fantastica avventura. Salve! Grazie per aver accettato di incontrarci, professoressa Sprout. Ci mancherebbe, signor Balboa e signor Weasley. Ero già impegnata ad aiutare la signorina Tuttle. Conoscete Liz? Certo. È un piacere vederti, Liz. Decisamente, Rocky. Intendevo che è un piacere anche per me vederti. Sì, l'avevo capito. Come mai sei nell'aula di erbologia, Liz? Sto cercando di far crescere una foglia di ninfea enorme per Sir Ribbletor. Oh, anche noi dobbiamo far crescere una pianta. Dobbiamo coltivare dei bubotuberi per dare da mangiare a un troll affamato. Speriamo che questo ci aiuterà a ripristinare l'equilibrio della foresta proibita. Non ci potete andare, meno 1000 punti a Gryffondoro. Sembra che aprire la sala maledetta abbia scatenato il caos fra le creature. Oh, wow, spero che il troll stia bene. Posso aiutarti? Sai bene quanto amo le creature magiche. Ma non dovevi far crescere una ninfea enorme per Sir Ribbiltè? Non preoccuparti, lo vizio più del necessario. Che cosa ne pensa, professoressa? Potrebbe insegnarci a coltivare i bubotuberi? Per il bene della foresta proibita? Sì, sarebbe un grave errore fare altrimenti. Meglio darsi da fare subito. Iniziamo. E quindi, ragazzi, eccoci qua. 3 orette di energia, siamo pronti ad andare avanti. Un bubotuber? No, è un cappello quello, è palesemente un cappello. Alcuni dicono che i bubotuberi somigliano a lumache, ma sono meno bavosi. A me sembra un cappello, però vabbè. Chissà quanti bubotuberi dovremo far crescere. Parecchi, direi. Non dimenticarti i guanti, il pus puro può irritare la pelle. Questa pianta deve crescere ancora un po'. Però scusate, se il pus di bubotubero è corrosivo, la gente sonnambula non si è corrosa. Problema. Ho sentito dire che il pus può essere molto utile. Sì, vero. Il fertilizzante può aiutare, ma i bubotuberi crescono lentamente. Gorgeous? Tipo? Queste piante ci aiuteranno a ripristinare l'equilibrio della foresta proibita. Fai attenzione a non calpestarli mentre crescono. Questo è un problema che è già successo. Queste protuberanze sono disgustose, ma voglio anche schiacciarle. What? Un bubotubero è uno spuntino delizioso. Per chi? Non per noi. Alcuni dicono che i bubotuberi somigliano a lumache ma sono meno bavosi, d'accordo? Non dimenticarti i guanti, il pus è corrosivo, bla bla bla. Questa pianta deve crescere ancora un po', d'accordo? Abbiamo letto tutto quanto, direi. Quanti bubotuberi dobbiamo far crescere? Ho sentito dire che possono essere molto utili. E quindi, sì, abbiamo letto tutto quanto. Ci sbrighiamo assolutamente ad arrivare a tutte e 5 le stelline. Ce ne manca una sola, eccoci qua. Mamma, mamma, mao. Oh, ma che bello, ma che bello. Il pus di Bubotubero è molto buono, molto carino. E vi ricordate di Hermione quando ha ricevuto per posta e si è fatta veramente tanto male. Il Bubotubero è una pianta interessante. E anche un ottimo spuntino. Sì, esatto. Ma come tutte le piante interessanti, anche il Bubotubero ha bisogno di tempo e cure profuse per crescere. Non credo che abbiamo molto tempo da dedicargli, professoressa. Beh, allora vi consiglierei di aggiungere un po' di fertilizzante di sterco di drago. Posso prestarvelo io. Magnifico! Non cantare vittoria troppo presto, signor Balboa. Il fertilizzante vi darà in aiuto. Ma i bubotuberi ci impiegheranno un paio di settimane per crescere. Un paio di settimane? Non penso che il troll resterà tanto a lungo senza cibo. O i centauri senza acqua. Scusate. Mi è venuto un po' di singhiozzo. Torvus non si fiderà mai più di me. E chissà che cosa potrebbe succedere alla foresta nel frattempo. Mi sembra che sia una responsabilità troppo grande per te, Rocky. Cosa ti preoccupa di più? Salvare la foresta proibita o guadagnare di nuovo la fiducia di Torvus? La foresta proibita è più importante di un singolo centauro. Se io poi non posso andare più nella foresta, chi se ne frega? L'importante è che l'ho salvata. Mi preoccupa di più la foresta proibita.
Tutte le creature che vivono al suo interno rischiano di soffrire se non agiremo subito per risolvere i suoi sconvolgimenti. Ma è terribile. Sto malissimo quando so che ci sono creature magiche che stanno soffrendo. Ma sembra che tu abbia un piano fantastico per aiutare le creature. Concordo con la signorina Turtle. Far crescere i bubotuberi per nutrire il troll è un piano favoloso. Grazie, professoressa. Ma dobbiamo trovare un modo per accelerare la crescita ai bubotuberi, così che siano pronti per sfamarlo appena possibile. Se la questione deve essere risolta in fretta, allora dovrei ricorrere all'incanto Herbiviculus, eccolo lì. E credo che tu lo conosca già, signor Balboa. Oh, ma certo, l'incantesimo di giardinaggio, sarebbe fantastico. Però, se posso, mi aiuterebbe a fare un po' di pratica, professoressa. Purtroppo dovrei chiedere a qualcun altro di aiutarti a ripassare questo incantesimo. Fra poco devo tenere una lezione. Potremmo chiedere al professor Vitius, no? Ottima idea, Alice. Lui sì che potrebbe insegnarmi Herbivicus. Delle pause, però, cioè degli spazi, magari. Salve macchina. Salve macchina 2. E così faremo nascere bubotuberi in men che non si dica. Ricordati solo di aggiungere il fertilizzante prima di lanciare l'incantesimo per avere risultati migliori. E non dimenticarti nemmeno i tuoi guanti di pelle di drago. Non posso darti quelli di scorta perché servono i miei studenti. Ho capito, professoressa. Beh, è ora di andare nell'aula di incantesimi. Io e Charlie che facciamo, Rocky? Voi due avete una missione ugualmente importante. Perché non andate a recuperare i nostri guanti della pelle di drago, mentre io vado a chiedere al professor Vitius di rinfrescarmi la memoria su Herbivicus? Insieme rimetteremo in sesto la foresta e forse riuscirò anche a dimostrare a Torvus che ci tengo alla sua casa. Mamma, mamma, mao. E quindi ragazzi dobbiamo assolutamente andare nell'aula di Vitius per un pochettino scoprire che succede, eccetera. Ma tutto questo ragazzi lo andremo a fare nella prossima puntata di Podcast Mystery. Mi raccomando di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura. Per oggi è tutto, che altro dire? Fatto il misgatto. Mamao! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!